Ok raga, eccoci finalmente dopo tanto tempo, scusate se ci ho messo tanto a riportarlo. Eccoci di nuovo su Ancestors Humankind Odyssey. Allora, come promesso, oggi ce ne andiamo un pochino a zonzo per la foresta barra giungla barra quello che è. Aspetta che devo fare una cosa molto importante prima. Aspetta, metti via questa roba. Ok, innanzitutto dammi qua. E dove sei? Vieni qui. Così in teoria dovrei avere anche un pochino di protezione in più dal veleno, se non sbaglio. Metti che incontriamo dei serpenti, cosa molto probabile. Sì, ok, una leggera protezione contro il veleno ce l'abbiamo. E vai, Ale, ciapachi, e andiamo in avanscoperta. Come promesso nello scorso episodio, raga, oggi sarà un episodio dedicato interamente all'esplorazione. Vediamo di scoprire nuove zone, nuove creature, nuovi crafting se ci sono. Ok, scendiamo pianino pianino, io soffro di vertigini. Ale, eccoci qua, scesi a terra. Allora, cerchiamo di usare i nostri sensi. Ce n'è di roba da scoprire, ce n'è. Oh, c'è un ominide laggiù, che sicuramente ha bisogno d'aiuto. Vediamo un po' ora. Ok, vediamo un po' se ha bisogno d'aiuto. Dove sei, ciccio? Oh, ciccia? No, era un maschio. No, è femmina. Ok, aspettate che memorizziamo la posizione. A posto, si è calmata, sembrerebbe. Fai una cosa, tieni anche te una di queste, che se hai bisogno di difenderti sei in grado di farlo. Ecco, serpente. Porco cane. L'ho beccato? Sì, ok, fatto fuori. Un bamba verde, ma porco cane. Oh, e lo sapevo che avremmo incontrato i serpentoni. Cioè, i serpentoni, questo era un serpentello già. Ah, fammi mangiare qualcosa. Ah, dobbiamo esaminarlo, è vero, dobbiamo esaminarlo. Analizzarlo, vabbè. Nuova specie scoperta. Vedete raga, non ci eravamo ancora mossi più di tanto dal nido, insomma, nei primi due episodi che abbiamo fatto. Intanto ho ottenuto un neurone dell'agilità, buono, buono. Ok, da questo qua non penso che possiamo ricavare delle carni o che... Andiamo avanti, aspetta un secondo, facciamo che porto alla base questa qua, va, perché non mi fido, raga, non mi fido. Ok, rieccoci qua, vediamo un po', termina spedizione, così tecnicamente la inseriamo nel gruppo, come abbiamo fatto la volta scorsa. Vediamo. No, macella, si può fare. Vediamo un po'. Ok. Eh sì, l'abbiamo fatta a pezzi e abbiamo la carne, infatti. Vediamo un po', aspetta, allora lasciami un attimino qua questo e se riesci impigli questo qua e lo esaminiamo. Ecco qua, carne di oviparo. Ok, vediamo un po', sicuramente ci farà malissimo. È la prima volta che mangiamo della carne, quindi sì. Ecco, infatti. Però mangia ciccio, mangia, perché ti devi abituare. Ovviamente raga, man mano che andiamo avanti, che ci evolviamo, sblocchiamo nuovi neuroni e tutto, questi cibi poi non ci faranno più male, anzi diventeranno un'ottima fonte di nutrimento. Ecco, mangiati un po' di erbetta così ti pulisci lo stomaco. Allora, cinghialozzo, dove stai? Cinghialozzo? Oh, piano, eccolo qua. Ale, colpito. Perfetto, ora però mi serve subito un altro ramo per difendermi. Ale, ci facciamo subito un'altra lancia. Ecco qua, a posto. Vedete raga, l'utilità di portarsi dietro la lama di pietra. Allora, facciamo così. Ecco, così non lo perdiamo mai di vista. Ale, colpito? Sì, l'ho ucciso. Alla seconda. Ok, bene raga, abbiamo ucciso il cinghialozzo. Perfetto. Ok, lo esaminiamo perché è una specie sconosciuta. Noi ancora. Sì, puzza un po' di cucco, diciamo, ma è normale essendo un facocero, senza offesa per il nostro caro amico Pumba che conosciamo tutti. E proviamo a smaciullarlo, si può? Ecco qua, vediamo un po'. Allora, aspetta, sposta qua. Sì, infatti ci dà la carne, vedete. Ah, mi sembra che si possa prendere anche l'osso. Vabbè, esaminiamo la carne di mammifero, sarà tipo. Raga, scusate il buiume. Dobbiamo assaggiare anche questa. Scusate il buiume, ma è notte qua. Ok, questo qua, raga, l'osso, vedete, non si rompe una volta utilizzato. Cioè, è più resistente, possiamo usarlo più volte. È multiuso. Non è come la lancia, diciamo, che la usi una volta, si spezza o comunque rimane incastrata nel cadavere dell'animale che uccidi
e non puoi più recuperarla. Quindi a maggior ragione ci teniamo questo adesso. La pietra ce l'ho sempre, sì, ok, questa qua può sempre servire. Tanto l'indigestione è quasi passata. Vamos, vediamo un po', magari se è un animale selvaggio appunto possiamo testare. Oh cavolo, il titano boa. Ok, questo qua è tostarello, dobbiamo stare attenti. Aspetto che mi passa l'indigestione un attimo, raga, tanto oramai è praticamente finita. Buongiorno, signor titano boa. Non mi ha visto? Non mi ha visto? Se n'è andato. Non ci sono rimasto male. Scusi. Porti pazienza, le sto calpestando la coda, mi può cagare? Oh, buongiorno, calpestandogli la coda se ne accorgo. Oh, zona sconosciuta. Ale! Ok, colpito. Sì, lo so come funziona il senso della paura e tutto. Stia buono, stia calmo. Allora, dobbiamo esaminare in giro. Vai, esamina, esamina tutto. Vai, ancora. C'è un coccodrillone proprio davanti a me, non l'avevo visto mai nella vita, porco cane, ecco. Porca vacca, mi ha preso. Ah, però se l'è presa col cinghiale poi, lol. Aia, 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 questa fa male, questa fa male. Ah! Domattina sentirai che dolore. Ok, se non sbaglio dobbiamo andare verso la luce, giusto? Dobbiamo andare qua e mi intimorisci. Ok. Sì, io sono andato verso la luce, ma... Porca vacca. Sto boia... Ciccio, ma te non ti eri preso il coccodrillo, là, come si chiama? Il facocero. Vatti a mangiare quello, no? Perché devi rompere i maronzoli a me? Ah, è là l'altra luce, porco cane. Sì, è un po' impreciso questo sistema qua che hanno messo, Ok, supera la paura, vai, così risolviamo un problema. Ok. Perfetto, sì, dovrei trovare qualcosa contro le fratture. Mi pare che le foglie qua di eucalipto, come si chiamano, andassero bene. Sì, ma io ho perso tutto il mio equipaggiamento adesso, porco cane, in seguito all'attacco del coccodrillone. Ah, eccolo là, ok. Ok, dov'è la mia roba? È qua. Ok, allora aspettate un attimo. La pietra innanzitutto e l'osso. L'osso non lo lascio. Oh, ok, vediamo se riesco a trovare magari. Ah, eccole, ok. Queste qua in teoria mi dovevano, se non ricordo male, mi dovevano guarire un po' dalle fratture. Vediamo. Pare di sì. Sì, ok. Infatti la frattura si sta rimarginando. Ok, adesso però, per questioni di orgoglio, voglio provare a far fuori anche il coccodrillone. No, 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 no. La tigrozza maledetta. Vai via, ciao, fuori. Pussa via. Oh, eccolo lì, maledetto schifoso. Vedi te adesso, ti prendo a bastonate sul muso, voglio vedere che fai. Ah, siamo primati senza paura noi, cosa credi? Ah, è attaccato male oggi. Adesso c'ho l'osso del potere, non puoi nulla. Ok, dov'è l'osso? Cioè, porco cane, ho appena detto c'ho l'osso del potere e ci sono morto. Ma veramente? Ok, questo non sarebbe dovuto succedere, ma porco cane, ecco. Oh, la situazione è tanto, tanto brutta. Molto brutta. Fratellino, seguimi perché c'è il coccodrillo lì, ci sei proprio in parte. Ok, saliamo qua sull'albero. Sull'albero il coccodrillo non dovrebbe salire, giusto? E quindi in teoria dovrei riuscire a trovare un nascondiglio. No, ma ci sono rimasto malissimo, cioè cavolo. Allora, l'osso, porca vacca, dovrebbe durare molto di più del bastone. Niente, l'ho usato una volta sul coccodrillo. Vabbè che il coccodrillo ha la pellaccia dura, posso capire, però che mi si è rotto al primo attacco, veramente sfiga totale. E ci credo che per quello mi ha preso. Sto arrivando piccolo, aspetta, aspetta che mi devo armare di tutto punto. Girati e prendi. Nonna foglia, maledetto, il bastone. Ok, sono qua, ma li ho recuperati tutti e due, piccoli, o soltanto uno? Ma cosa fai? Devi tranquillizzarlo, scemo! Ok, uno è qua, e l'altro? L'altro dov'è? È morto. Salta su, ciccio. Dov'è tuo fratello? Ho paura a chiederlo. Ah no, ce l'ho tutti e due, mi pare. Sì, ci sono tutti e due, ok, oh, meno male. Porca vacca. Guarda te sta fetentona, eh! Sparisci, te ne stavi qua in agguato ad aspettare che uscissero i cuccioli, per sbranarteli. No, no.
Attacchi male, ciccia, fuori. Fuori dai ball. Ah, ma adesso se mi girano le balle provo a vendicarmi del coccodrillone, non me ne frega niente a me. Ok, intanto abbiamo scoperto un nuovo punto, vediamo. Nuovo punto scoperto. La grande palude. Ah, ok, bene, perfetto. Abbiamo esteso la mappa in un certo senso, quindi bene, bene, bene. Ah, le uova di serpente, ok, anche queste ci faranno venire mal di pancia. Vediamo un po', uova di... Ah, uova di coccodrillo, non del serpente, ok. Ecco, chi è? Così mi vendico. Tu hai ucciso uno dei miei e io ti pappo le uova. Non me ne frega niente, anche se fanno schifo. Ok, poso tutto un attimo. Ah, però questa è acqua putrida di palude. Non so se mi farà bene berra, vediamo. No, non credo che ci conviene berra, No, acqua stagnante decisamente no, no, evita, evita. Ci fa più male che bene, evitiamo. Aspettiamo che l'indigestione passi da sola. Coccodrillone, ma dove ti sei cacciato? Che io voglio giocare con te. E c'è la tigre, dov'è? Dove sei? Perché sono invisibili sti animali? Ah, sei lo stesso di prima, c'è ancora la lancia di prima ficcata nel fianco. Ma raga, il coccodrillo è sparito in circostanze misteriose, cioè boh. Non penso che l'abbia fatto fuori la tigre, O forse sì, perché all'inizio vedevamo nel filmato iniziale del gioco c'era quella tigre che uccideva il coccodrillone, appunto. Oh, aspetta, 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 frena, 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 frena. Le lumachine. Queste qua le dobbiamo esaminare, aspetta, aspetta. Le lumache di palude le dobbiamo esaminare. Queste mi sembra che ti davano anche loro forse una resistenza al veleno, non mi ricordo. Assaggia la ciccio prima che torna la tigre, dai. Non penso che facciano indigestione. Vediamo, sì, resistenza al veleno, infatti, perché con la loro bava, diciamo, la bava di lumaca. Vabbè, raga, praticamente oggi stiamo esplorando il bioma della palude, quindi non male, veramente. Raga, io il coccodrillo lo sento che ringhia, tipo, ma non lo vedo perché è nascosto sott'acqua il maledetto. Proviamo a usare gli altri sensi. Allora, con l'olfatto, se sta sott'acqua, io non penso che possiamo identificarlo. Come non detto, alla prima. Vieni un po' qua, fetecchione, che te la faccio pagare. Non te l'ho perdonata quella cosa di prima. Errore mio, lo ribadisco, però... Tu, maledetto, mi hai ucciso il padre dei piccoli qua. E non te la faccio passare liscia. Voglio vedere adesso con la lancia come te la cavi. Ecco qua. Ah, questa l'hai sentita. La lancia l'hai sentita in bocca, La parte morbida. Se ti becco nella parte morbida del corpo, cambia atteggiamento, maledetto. Dove sei, killer croc dei poveri? Sei lì, Guardalo, fetecchio, guardalo, guardalo, fetecchio, guardalo. Non ti ha visto nessuno, guarda. Oh, ma mi faccio una gita tranquillo nelle paludi. Oh no, un coccodrillo, cosa farò ora, tiè? Ma beccati questa. Sì, allora raga, a seconda dell'arma che usiamo, vedete, è più o meno efficace a seconda della specie che stiamo combattendo. Ok, vieni qua. Non so quanti colpi ci vorranno, perché cavolo, è un coccodrillo, comunque, però... Dopo che ti sei preso due o tre lanci in bocca, dovresti morirci tecnicamente. Ok, ancora vivo. Ale, siamo appena arrivati nella palude, raga, già dobbiamo stabilire il predominio abbattendo il predatore alfa della zona, il coccodrillo. Dai, dai. Ok, dimmi che ci sei morto, maledetto. No, si è spezzata la lancia a sto giro, cavolo. Ah, vedi, vedi che c'è da stare attenti, porca vacca. Mi sa che non gli ho fatto niente stavolta, si è spezzata subito. Ecco, coccodrillone, yecca. Cioè, ciccio, vedi di morirci a sto giro, non per cattiveria, ma... Ti ho filzato 300 volte. Ma dai! Ma non muore sto qua, raga! Ma che cos'è un coccodrillo immortale? Cos'è l'SCP-682 là? il rettile impossibile da uccidere lì, come si chiama? Il rettile immortale, praticamente. Ale, dimmi che sei morto. Oh, finalmente, maledetto. E che diamine. Oh, alla 450esima infilzata. Oh, e ci siamo vendicati così, tiè. Ok, oh, l'osso lo accetto molto volentieri. Però lasciamelo un attimino qua, che voglio vedere se mi dà della carne. Sì, ok, esaminiamo. E porca vacca della t... No, ma dai, alla prima così, no, di nuovo. È assorta. Niente, un disastro oggi. Non riesco a fare niente, non riesco a fare niente.
Allora, la tigre sta là e io me ne vado di qua. Ah, dai, su. E a sto giro ti infilzo male con la telecamera compenetrata, ma non importa. E porca cane, vattene, basta, hai rotto. Dai, Ciccio, muoviti e uscire di lì, su. Vale, via. Allora, aspetta un po'. Servono bastoni e quant'altro, quindi. Cioè, ma sta tigre è veramente fetente come pochi, eh. Fetente come pochi sta tigre. Cioè, mentre stavo esaminando non potevo muovermi. Ale, ti mangio. Ma vai a cagare. Porco cane! Ma che cazzo? Da dove sei uscito, maledetto? Da dove? Ma va a cagare, maledetto cinghiale del Venga, pure te. Ma cos'è oggi? Ma tutti che mi vogliono uccidere? Guarda, fatta la cazzata in più, fatta la cazzata in meno, proviamo a far fuori, ad affrontare anche il titano Boa. A sto punto. Ignorante per ignorante. Toh, via, vale. Così ci esaminiamo anche le uova di oviparo. Ma dimmi te, adesso devo trovare qualcosa contro le fratture di nuovo. Oh, che due maronzoli, là c'è una carcassa di coso, il cinghiale. Ok, là ci sono delle erbe, vediamo se vanno bene. Dovrebbero essere quelle rosse, sì, infatti, mi sembra che guarivano anche dalle fratture queste. Sì, infatti, ok. Cinghiale, non rompere. Porca. Cinghiale, la tigre, porca vacca, cambia mano, cambia. Dov'è la mia roba? Perché mi sparisce la roba quando mi serve? Perché mi cade? Ok, la tigre si è allontanata finalmente. Mangiamo qualcosina, ecco. Mi fai il favore di non lasciarle cadere a terra, porca miseria. Oh, porco cane, mi si sta per addormentare la scimmia. No, no, ciccia, non ti addormentare adesso, resisti. Che siamo praticamente arrivati, non mi collassare ora, piano. Ok, raga, siamo finalmente tornati alla base, porco cane. Che episodio disastroso, diciamocelo, perché mi sono morto in totale 3 scimmie oggi. Ok, raga, adesso gli faccio dare una rifucillata, vedo di farle, diciamo, accoppiare di nuovo e tutto, così da ripopolare un po' la specie, visto quello che è successo nell'episodio di oggi. Maledizione. Dannati coccodrilli e dannate tigri. E niente, ci vediamo nel prossimo episodio. Intanto voi mi raccomando, sapete cosa fare, spolliciate se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete il video per sostenere il canale. E niente, ci vediamo nel prossimo episodio, raga. Bye bye!